vacanza? Sì, è l'ultimo posto dove sarei voluta venire. Sei sempre la solita, Anto. Non avvisi, arrivi quando ti pare. Noi stiamo andando a dormire perché tanto pensavo che non venissi più. Ho fatto due notti di fila, abbiamo avuto tre emergenze. È difficile pianificarsi la vita, sai? Dai, manco facessi il chirurgo. Guarda che non è che se uno fa l'infermiera dorme di più, eh. Ma dov'è il quadro di mamma? Ah, in cantina. Ma come in cantina? Ma lei lo adorava. Dai, su, era orribile, poi è solo un oggetto. Hai mangiato poi qualcosa? No. Preferisco andare a dormire. Ok. Dai, vedrai che questa vacanza qua ti farà stare un po' meglio. Sì. Au, oh, Marendo, mi voglio spendere in medicina, chi è? Ma che cazzo ti gira nel cervello, eh? Ma cosa ti gira nel cervello? Sei uno stronzo! Ma come ti è venuto in mente? Come hai potuto farlo? Come? Come? Odio questa città e odio la mia famiglia. Madonna mia, hai appena citato le cose più preziose della vita proprio. Non so se hai capito chi sono. Un ladro. Anche. Però te potrei stupire. Te fai stupire? Lo vedi? In quell'angolo ci ho fatto il mio primo scippo. Avevo puntato la vecchia, ma era la madre del maresciallo. E infatti 10 metri più in là mi hanno arrestata la prima volta. E qui ci abita il vero monumento di sta città. Sarebbe? Amore mio! Ah, quindi è lei la ragazza scippata? Benvenuta! Mi lavo la mano. Ciao, io sono Giulia. Che roba è un po' del rosso del frigo? No, grazie, sono vegetariana. Allora ti faccio un po' di pollo. Che c'è, una cartina? No. Ma è deluso. So 8 euro l'ora se ti serve. Esclusi detersivi però, eh. Ok. Mi presento ufficialmente, sono la moglie di mio marito. Che vuoi, tocca al cubo che porta bene? No, no. Pronto? No, adesso no. Sto fuori. Non posso tornare. Sto da amici. Sì, sì, vabbè, però se vuoi vieni te. Ok, va bene, ti mando il messaggio con l'indirizzo. Ciao. E questi strani oggetti?
Ognuno ha un ricordo. Ma anche quella racchetta? Ammazza! Con quella mio padre ci ha insegnato a giocare a tennis a tutti quanti. Questi oggetti sono le nostre fotografie. Cerco Antonio De Angelis, è qui? Ah, vedi un po' te. Che ci fai qui, eh? Ero preoccupata per te. Sto con degli amici. Sì, amici. È tutto il giorno che ti chiamo. Eh? Forse ti sei scordata che sono l'unica famiglia che ti è rimasta? Ah, e ti ricordi di essere la mia famiglia quando ti pare a te, però? Che vuol dire questo, scusa? Quando è che non ti ho fatto sentire parte della famiglia? Tutte le volte in cui non sei venuta a trovare la mamma, ad esempio. Tutte le volte in cui la mamma stava male in ospedale e me ne sono dovuta occupare io da sola. Non è giusto che tu dica questo. E lo sai benissimo, perché tu sei un'infermiera e la mamma stava meglio con te che con me. Era diversa e non sapevo neanche più come prenderla. Certo, e con la scusa che io sono l'infermiera me ne sono dovuta occupare da sola, giusto? E adesso che la mamma è morta, tu ti senti in colpa e mi inviti ai tuoi weekendini riparatori a Roma. Ah, scusami tanto se ti ho invitato qui a Roma da me per farti stare un po' meglio. Scusa, Io avevo bisogno di te in un altro momento e tu non c'eri. Perché io no, forse? Io non avevo bisogno di te!